difficile, non si può fare altro che dire delle parole e quindi diciamo delle parole fondamentali. Intanto cerchiamo di renderci conto di che cos'è la città oggi, quella del presente, non quella che viene descritta oggi. A Como il 25% della popolazione ha già superato i 65 anni di età e quindi, visto che stiamo parlando della città futura e di quella che verrà, ci invitava l'ordine degli architetti a pensare ai prossimi 20 anni, questo dato è un dato ineludibile: la popolazione invecchierà ancora. Oggi a Como sono già cittadini di Como, anche se a Scopelliti questo sfugge, 14% di persone di origine straniera, e quindi di questi due dati dobbiamo assolutamente tener conto. Sono stati usati per riprogettare evidentemente la città e per riprogettarla non solo a breve termine per i prossimi 5 anni, ma per i prossimi 20. Altro dato ineludibile è che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno strutturale e non è un'emergenza, e che quindi bisognerà attrezzarsi, accorgersi che siamo una città di frontiera e attrezzarci almeno ora per tempo. Ovviamente che cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo che intanto i bisogni non vengano, cioè che i diritti delle persone non vengano trasformati in bisogni, e questo naturalmente deve essere garantito anche dalla un'equa ridistribuzione delle ricchezze, perché la cosa che fa male è che Como è comunque la quarta città per reddito più ricca, la provincia per reddito più ricca d'Italia. Quello che impressiona è che in una città ricca non può aumentare la forbice e non può aumentare la povertà. Bene, grazie.